Questo progetto nasce per questo Natale, Natale 2018, e l'idea è quella di utilizzare il testo di Vincenzo Padula, questo poemetto dialettale proprio dal titolo La notte di Natale, per raccontare le vicende della notte di Natale, appunto della notte più importante dell'anno, e con la collaborazione naturalmente della compagnia teatrale Teatro Proscenium, con la quale abbiamo appunto deciso di raccontare, di mettere in scena questo poemetto, di narrare e di integrare il racconto, i versi con brani musicali appartenenti sempre alla tradizione natalizia del sud Italia, fra Calabria e Campania. Ma in vernacolo perché il poemetto nasce come poemetto dialettale. Padula scelse di raccontare gli avvenimenti della notte di Natale, la nascita del Messia, del Salvatore, in dialetto, proprio per avvicinare il messaggio cristiano a quelle popolazioni, alle popolazioni del tempo, ai contadini, ai pastori, alle classi subalterne di cui Padula si era tanto occupato. E questo da parte nostra è stata, secondo noi, un'operazione importante, bellissima, e noi dopo 150 anni e più cerchiamo di riportare quelle parole che sono validissime ed attuali ancora oggi, sia per diffondere la figura di Padula e sia perché appunto hanno le caratteristiche per diventare una narrazione musicale, per non dire insomma uno spettacolo, ecco. In realtà si tratta di un altro appuntamento di una nostra rassegna teatrale che si intitola Cleto in Scena. È una piccola rassegna teatrale nata nel 2012 con cui i ragazzi dell'Associazione Piazza abbiamo voluto riportare il teatro a Cleto, ed è una rassegna a intermittenza. Noi diciamo che in realtà non ci sono date ben definite, però nel corso dell'anno ci sono alcuni appuntamenti in cui coinvolgiamo degli artisti oppure degli spettacoli con compagnie teatrali con cui abbiamo delle collaborazioni sia durante l'anno, ma poi rimaniamo in contatto per anche collaborare nelle edizioni del festival o da organizzare oppure in futuro. Quindi comunque ci piace avviare queste collaborazioni e cooperazioni appunto per che comunque caratterizza il nostro operato ormai da un po' di anni. Sì, diciamo quello è uno slogan, uno striscione che mi sta molto a cuore, perché appunto salvare vite umane non deve essere mai un reato. Noi lo crediamo forte e chiaro, non abbiamo bisogno. È impensabile, per noi è proprio illogico immaginare che si faccia politica su delle cose che dovrebbero essere proprio sul senso di essere umani, su questa cosa qui noi non l'accettiamo completamente. E diciamo che lo spettacolo di stasera si azzecca anche a livello, diciamo, nel momento storico che stiamo passando, quindi anche i fatti di questi ultimi giorni. Quindi sì, è anche un modo per cercare un po' di alimentare le coscienze al riguardo.